Eccoci. Situazione identica ad ogni pioggia. Quante volte che siamo venuti qui sul ponte di Via Caldirolo a dimostrare questo inquinamento ambientale conclamato. Questo è uno scolo fognario. La fogna è di tipo promiscuo. Ancora oggi, tutte le volte che piove, le acque nere si mischiano alle acque bianche di pioggia e vengono riversate completamente nel fiume, causando un importante impatto ambientale inquinante. Prima, mentre riprendevo, ho visto anche dei pezzi solidi, non so se fossero delle feci, se fosse qualche altra schifezza della fogna. Fatto sta che è completamente bypassato l'impianto di depurazione, in questo caso lo scolmatore fa uscire qualsiasi cosa. Abbiamo testimoniato alcuni mesi fa, grazie all'associazione Delta Sup, che più avanti, circa 400-500 metri in quella direzione più a valle, cosa succede? Tutti questi reflui vanno sul fondo del fiume, lì rimangono a marcire e mentre marciscono risalgono in superficie con delle bolle anossiche di metano che porta dietro di sé anche dei fanghi di depurazione che sono dei rifiuti speciali, non possono assolutamente venire trattati all'interno dell'alveo del Po di Volano. Ci troviamo sotto al ponte, eccolo qua, eccoci qua, di Via Caldirolo. Siamo sempre qua, il nostro spot preferito per dire basta chiacchiere, per chiedere alla politica di maggioranza, di opposizione, di occuparsi di questi problemi. Non è possibile che nel 2022 si parli di tutela ambientale e si permetta legalmente, incoscientemente, in maniera menefreghista, voltandosi dall'altra parte, uno schifo del genere nel pieno centro della città di Ferrara. Ho segnalato la questione sia al comune sia alle opposizioni, per adesso purtroppo la situazione è ancora questa. È ancora questa, intollerabile. Abbiamo delle acque nere che si riversano nel Po di Volano. Bisogna fare qualcosa. La fogna è ovviamente sottodimensionata rispetto alle esigenze della città. La fogna non deve essere promiscua, vi devono essere degli ammodernamenti della rete. Bisogna dividere le condotte di acque nere dalle condotte di acqua bianca, in modo che quando piove tutta la rete non vada in sovradosaggio e non inizi a riversare in questa maniera. Tutto questo lo pagheremo a caro prezzo, lo paghiamo a caro prezzo con le morie che ci sono in mare, lo paghiamo a caro prezzo con le morie di vongole, di mitili, di pesci. Ma quanto ancora ci vorrà? Quante ancora divieti di balneazione dovranno essere emanati nel nostro mare ipocritamente bandiera blu? Vogliamo fare qualcosa? Ho segnalato questa questione alla maggioranza e all'opposizione da tanto tempo, da tanti anni. Bisogna intervenire, basta chiacchiere, non ce ne frega niente della vostra ideologia sbandierata di destra o di sinistra. Questi sono problemi che riguardano tutti, che riguardano i vostri figli. Non sono problemi di bandiera, non sono problemi di ideologia politica, sono problemi concreti, ma purtroppo sono talmente concreti e sono talmente difficili da risolvere che spesso e volentieri si preferisce passare la mano, passare la competenza, voltarsi dall'altra parte. Smettete di voltarvi dall'altra parte. Questo problema deve essere risolto al più presto. Non c'è più tempo.